benvenuto a tutti e a tutti innanzitutto, perché questa prima sessione, come è stato già ampiamente spiegato da Madhu, ha anche come obiettivo, oltre alla presentazione di questo progetto europeo di cui abbiamo appena visto le linee guida, diciamo, anche una proposta che è quella di Common Fair, un'idea o un inizio di discussione su quella che potrebbe essere una nuova concezione del BNVIR, per dirla alla sudamericana, del welfare, adeguata a quelle che sono le nuove forme di accumulazione, di valorizzazione, di sfruttamento e di espropriazione. Io mi limiterò in questa sede, trovate sul sito di Effimera una versione, una prima proposta, un primo draft, che è soltanto un primo draft, ovviamente in fase di continua elaborazione. Pubblicheremo tra breve anche una versione in inglese, aspettiamo di pubblicarla perché il primo momento in cui questo testo collettivo ha iniziato a prendere piede è stato durante un incontro ad Amsterdam, a Der Waag, alla borsa, alla vecchia borsa di Amsterdam, nel giugno di quest'anno, all'interno di una serie di rapporti che alcuni di noi hanno tessuto con l'Institute of Net Culture, che è quello, diciamo, capitanato insomma da Gert Loving, che è infatti sulla base di questa interazione che si è creata, nel prossimo numero del Money Lab Reader dovrebbe essere pubblicata la versione in inglese. Questa è una sorta di anteprima, quindi, però questa è un po' l'origine di questo documento, a cui sono intervenuti poi tutta una serie di persone, ciascuno dei quali abbiamo deciso di non fare mai nessun nome e cognome, quindi è un gruppo che si presenta tale come Anonymous, e hanno partecipato diverse persone, con una giusta distribuzione di genere, devo dire, visto che questo è un elemento che ovviamente ha la sua importanza, perché per i motivi che adesso vedremo. Ora io mi limito qui a rappresentare alcuni punti, cercherò di essere schematico, non troppo superficiale, però mi auguro che nella discussione successiva ci possa essere anche di, non soltanto dopo questi interventi, ma anche nel pomeriggio e nella giornata di domani, ci possa essere poi momenti di possibilità di approfondimento. Allora, questo manifesto parte da due tesi. Salto tutta la parte relativa alle trasformazioni del welfare, dal welfare fordista, il ruolo del welfare fordista riferito nel dopoguerra, quello essenzialmente rappresentato dal welfare di Beveridgeano, il welfare pubblico keynesiano di stampo universalista. La crisi di questo sistema la conosciamo già, l'abbiamo già analizzata. Andiamo subito a mettere l'accento su quelle che sono le caratteristiche nuove che i sistemi di welfare che oggi ci propongono, a nostro avviso, non sono in grado di dare delle risposte adeguate. I sistemi di welfare che oggi sono esistenti, oggi dominanti, come sapete, sono il sistema cosiddetto di workfare, di matrice anglosassone, ovvero un sistema in cui gli individui sono chiamati a finanziare più o meno direttamente o indirettamente le prestazioni sociali attraverso forme più o meno di coazione al lavoro. E soltanto per quella fascia di popolazione che per diversi motivi non è in grado di partecipare direttamente all'attività lavorativa, c'è un intervento d'ultima istanza da parte dello Stato attraverso un processo che, come poi ci spiegherà meglio nel pomeriggio Marco Fama, credo, ha a che fare con una sorta di governance della povertà come business economico e come all'interno di un processo di valorizzazione sulla pelle dei poveri, che come abbiamo visto non vogliono essere chiamati poveri, no? Poi l'altro tipo di welfare che funziona essenzialmente in Italia è un welfare di derivazione familista, welfare di sussidiarietà, welfare di complementarietà che assume diverse dinamiche. Adesso si parla molto di welfare aziendale addirittura e cose del genere. Tutte queste forme, tutte l'ibridazione fra queste forme di welfare sono oggi assolutamente funzionali alla prima tesi che noi vogliamo sostenere. E la prima tesi è che il welfare, i sistemi di welfare, in maniera diversa nelle varie parti del mondo, sono oggi un modo di produzione, sono un input produttivo. Non hanno a che fare, non sono, il welfare non è più all'esterno del processo di accumulazione, di produzione di ricchezza, ma è direttamente una componente sempre più rilevante, sempre più importante all'interno del processo di accumulazione contemporanea. Questo è un punto che credo che sia dirimente perché fa pulizia, diciamo, da possibili equivoci, no?
Oggi, dentro questo sistema, quando diciamo che il welfare è un modo di produzione, intendiamo dire che tutto il processo di smantellamento del welfare pubblico keynesiano, che è avvenuto attraverso un binario sinergico, processi di privatizzazione e processi di capitalizzazione o finanziarizzazione, sono entrambi funzionali e convergono verso rendere il welfare un sistema di produzione, un modo, diciamo, di produzione, dove il termine modo di produzione ha un'origine marxiana, da questo punto di vista, su cui non mi dilungo, no? Questo è il primo punto. Il secondo punto è l'aspetto che poi verrà meglio affrontato da Cristina Morini, che è la centralità e la paradigmacità, insomma l'essere paradigma all'interno delle forme di accumulazione di oggi, della riproduzione della forza lavoro e più in generale della vita, quella che possiamo chiamare riproduzione sociale, che va qualcosa che va al di là di quello che è il lavoro di cura, il lavoro di assistenza, il lavoro eccetera. È un concetto molto più pregnante, molto più forte, molto più generale anche da questo punto di vista. Questo deriva dal fatto che le trasformazioni che abbiamo visto dal capitalismo fordismo a quello che per negli anni 90 alcuni di noi hanno iniziato a chiamare capitalismo cognitivo, adesso alcuni di noi iniziano a chiamarlo capitalismo biocognitivo, e queste parole hanno un senso, voglio dire, il suffisso bio, soprattutto a partire degli ultimi 15 anni, ci mostrano, secondo le nostre analisi, che la vita e quindi anche la sua riproduzione non solo è un elemento sociale che sta alla base della cooperazione sociale e della produzione sociale, ma è anche l'elemento centrale su cui si fonda il meccanismo di sfruttamento e di creazione di ricchezza. Quindi welfare come modo di produzione, il concetto di riproduzione centrale come motore dell'accumulazione, in un certo senso sono due elementi che si collegano a vicenda e che pongono una serie di sfide che noi dobbiamo essere in grado, a cui dobbiamo essere in grado di rispondere, tenendo conto che queste mutuazioni hanno a che fare essenzialmente anche con, si declinano poi nella concretezza, no? In modalità di organizzazione della produzione, della tecnica, della vita e della socialità abbastanza precise. Qui faccio riferimento, in questo manifesto si fa riferimento essenzialmente a due aspetti. Il primo è il ruolo centrale assunto dalla condizione di precarietà e di debito come dispositivi di controllo sociale e di dominio in grado di alimentare nuove forme, nuove modalità di subordinazione dell'attività umana al processo di valorizzazione e di accumulazione del capitale. Quello che personalmente io chiamo un concetto di sussunzione della vita al lavoro, più che sussunzione solo del lavoro. Della vita al capitale, scusate, piuttosto che sussunzione solo del lavoro, che oggi il concetto di lavoro oggi è diventato molto fumoso, molto vago, eccetera, al capitale. E il secondo aspetto è l'elemento che non c'è soltanto un processo di sfruttamento delle nostre capacità di vita, che è implicito nel concetto di sussunzione, ma c'è anche qualcosa che va oltre, il concetto di estrazione o di espropriazione di quella capacità relazionale, di quella ricchezza sociale che oggi le nuove tecnologie, i social, le nuove tecniche di networking, di comunicazioni, ma anche le tecniche che hanno a che fare con la gestione del tempo libero, le nuove modificazioni, le nuove sperimentazioni nel campo dell'organizzazione del lavoro, il passaggio da forme di lavoro salariato a forme di lavoro cosiddetto autonomo, dove l'elemento cognitivo cerebrale diventa quello che dà l'humus della qualità, in un certo senso, ecco, tutti questi aspetti, quella che possiamo chiamare in maniera forse eccessivamente semplicistica il general intellect, ecco, oggi questo è oggetto di espropriazione diretta. Abbiamo processi di sussunzione e processi di espropriazione, questi sono il modo che fanno sì, che consentono di far sì che ci sia una subordinazione, una suefazione, una rassegnazione a livello sociale per quanto riguarda l'aspetto del welfare come modo di produzione e la centralità della riproduzione sociale. Di fronte a questo, il manifesto del Comaf arriva alle conclusioni, propone, non li chiamo pilastri perché sono stato cazziato, cioè siamo stati cazziati in precedenza, usiamo il termine che forse è più carino perché è più di natura artistica, architravi. Va bene, ma tu, termine architrave? Troppo pesante architrave, no?
architrave dà il senso di robustezza, eh? No? Allora, queste quattro architravi sono le seguenti. La prima è che un'idea di common fare deve basarsi su un nuovo concetto di distribuzione e non redistribuzione. Io sono economista purtroppo, però tengo a sottolineare questa differenza che è sostanziale, che spesso viene usata come se fosse sinonimo, no? Quando si parla di distribuzione si ha a che fare con la distribuzione diretta della ricchezza prodotta, sulla base dei rapporti di forza esistenti. Distribuita a chi? Ai fattori produttivi che hanno contribuito a produrre quella ricchezza. Che se normalmente l'economia politica dice che sono il lavoro, il capitale e la terra, ma oggi non è più tanto così. Oggi il fattore produttivo lavoro tende a mischiarsi con la vita, come dicevo prima, assume declinazioni diverse, per cui diventa più complicato. Possiamo dire che oggi il salario come variabile che distribuisce la ricchezza al lavoro è insufficiente a cogliere la complessità, tant'è vero che le forme, cioè l'organizzazione capitalistica della produzione ha già bypassato la forma salario, fino ad arrivare addirittura, qui lo dico così ma poi non entro nel merito, al lavoro non pagato, che è una forma di remunerazione diversa da quella salariale, in cui il salario tende a zero, ma c'è una remunerazione di altro tipo, quella simbolica, quella della promessa, quella della partecipazione, quella dell'accettazione, eccetera, eccetera. Quindi vedete che c'è una traslazione su cui si potrebbe discutere a lungo, abbiamo già discusso a lungo. Mentre invece una politica di redistribuzione interviene quando la quota di ricchezza data alla rendita, ai profitti, al lavoro è già avvenuta, e quindi c'è un secondo livello di intervento per creare quelle forme di coesione sociale o quelle forme di patto sociale che erano in voga, per esempio, durante il periodo fordista. Il ruolo del welfare state keynesiano era dare un po' di soldi di incentivi alle imprese con politiche monetarie e politiche fiscali adeguate, ma dare anche attraverso il welfare, l'accesso ai servizi, forme di reddito indiretto al lavoro. Ecco, dentro questo schema, normalmente oggi la questione del reddito, di cittadinanza, di base, eccetera, è sempre stato visto all'interno di uno schema di redistribuzione. Riteniamo che questo sia assolutamente sbagliato, equivoco, controproducente e foriero di gran casino, come sulla parola del reddito oggi c'è, no? Invece il reddito di base deve essere forma primaria di distribuzione, reddito primario, deve essere forma di remunerazione, non di assistenza, perché deve essere quella remunerazione di quel coinvolgimento, partecipazione della vita, delle nostre facoltà cognitive, della riproduzione sociale, del general intellect, eccetera, che oggi sono spesso a nostra insaputa espropriate e valorizzate da qualcun altro. Quindi il reddito in questo senso è incondizionato perché è forma di remunerazione, è la restituzione di un mal tolto, quindi non è che deve essere subita qualche altra condizione. L'attributo incondizionato è di gran lunga, teoricamente ma anche praticamente, molto più importante dell'universalità della misura, su cui potremo discutere ma nessun momento. Quindi il reddito di base incondizionato è il primo punto in cui una proposta di common fare, di welfare del comune, deve indirizzarsi. Il secondo architrave è la gestione dei beni comuni, dove intendiamo per beni comuni qualcosa di diverso dal comune, dalla ricchezza comune. I beni comuni sono beni comuni materiali, naturali, che sono l'aria, l'acqua, eccetera, su cui si sono svolte anche battaglie, lotte per l'idea dei beni comuni, lo sappiamo tutti, ma sono anche beni comuni immateriali, intangibili. Sono la mobilità, la socialità, la conoscenza, forme di apprendimento, eccetera. Ecco, creare quelle premesse per in cui la politica, una politica di common fare è basata su, per quanto riguarda la conoscenza, interventi per ridurre i diritti di proprietà intellettuale e legge sui brevetti a favore di una maggior libertà di circolazione della conoscenza e della capacità di acquisire infrastrutture informatiche gratuite attraverso politiche adeguate e innovative. Per quanto riguarda la riproduzione sociale e la vita stessa, si tratta di imbastire politiche in grado di fornire condizioni di base gratuite di salute, alloggio, mobilità, trasporto e socialità. Per quanto riguarda l'accesso alle utilities, che sono appunto i servizi di pubblica utilità, come le post, comunicazione, trasporto, eccetera, si tratta di imbastire delle politiche che vanno a minare quello che oggi vige in Europa, che si basa sugli accordi di Cardiff del 1996, che è stato il primo grimaldello che ha favorito processi di privatizzazione di tutte le public utilities.
E poi si tratta all'interno di questo di interventi a sostegno per la fornitura gratuita come uso civico, uso comune, beni comuni essenziali come l'acqua, l'energia, all'interno di un concetto di sostenibilità ambientale che riteniamo tale. Questo sarebbe il secondo, l'accesso ai beni comuni come secondo architrave. Il terzo pilastro riguarda invece più la gestione del comune come patrimonio che noi tutti, la nostra vita che viene messa alla produzione, come possiamo riappropriarci della nostra vita. Tra comune e beni comuni non sono sinonimi i due concetti. Il comune nasce dalla semplice nostra esistenza. Ogni atto della nostra vita quotidiana produce comune, perché noi siamo degli animali che viviamo in branco, non viviamo emarginati individualmente. Le relazioni che mettiamo non è più tempo libero, non è più tempo di divertimento, è tempo di non lavoro. Tutto questo rientra all'interno di un processo di accumulazione, di valorizzazione. E quindi occorre creare un ecosistema, usiamo questo termine, ecosistema invece che sistema economico, un ecosistema in cui la nostra vita, i nostri corpi, i nostri desideri, le nostre relazioni siano in grado di esprimersi al fine di produrre un valore, perché il valore deve essere prodotto. Diciamo meglio, se facciamo riferimento, scusate la cosa un po' forse troppo colta, ammesso che io lo sia, no? Facendo riferimento alla distinzione che fa Marx nella critica al programma di Gotha tra il concetto di ricchezza e il concetto di valore. Marx dice: il concetto di valore è la produzione del capitalismo, l'umanità, il comunismo dovrebbe produrre ricchezza. Allora, l'ecosistema che noi abbiamo in mente deve produrre ricchezza, deve produrre valore d'uso, se vogliamo usare questa espressione, e non un qualcosa che poi è finalizzato a essere espropriato, a diventare profitto, rendita finanziaria, gentrification, eccetera, eccetera, eccetera. No? Il capitalismo lo sta già facendo questo, perché il capitalismo delle piattaforme non fa altro che espropriare le relazioni sociali, i bisogni, le esigenze, quelle che sono venute fuori dalla ricerca che ha presentato prima Chiara, già inserirle all'interno di un processo di produzione. Uber, Airbnb, il capitalismo delle piattaforme non fa altro che dare risposta delle esigenze, e noi dobbiamo riappropriarci di questo in maniera alternativa, senza creare il terzo architrave, quello di creare un ecosistema alternativo di produzione e di cooperazione, ancora tutto da specificare, però deve essere messo nell'agenda come obiettivo politico immediato. Ultimo aspetto, e poi finisco, riguarda che tutto ciò, creare un reddito di base incondizionato, consentire un libero e gratuito accesso ai beni comuni declinati nelle loro diverse forme, consentire la possibilità di immaginare e costruire direttamente qui forme alternative, un ecosistema alternativo di autoproduzione, non sussumibile all'interno delle logiche di mercato, non mercificabile, eccetera, eccetera, richiede di pensare queste ordini, un aspetto che di solito viene messo in subordine, che ci sia una sostenibilità monetaria e finanziaria. Altrimenti siamo sempre dipendenti da aspetti filantropici. Zuckerberg finanzia, o quelle della Silicon Valley finanziano sperimentazioni di forme di reddito di base incondizionato a Oakland, in California e in altre parti, e lo fa da un punto di vista di logica capitalistica, di investimento sul capitale umano, non in una base, su una logica di liberazione, di autodeterminazione degli individui e delle persone. Allora noi dobbiamo crearci dei nostri mezzi finanziari, perché il capitale non ci darà mai mezzi finanziari, se ce li dà le sue condizioni, ce li dà come lacciuolo, catena nascosta, magari una catena d'oro, ma che sempre catena è. E quindi dobbiamo avere piena autonomia sia dal punto di vista delle forme di organizzazione del capitale, sia dal punto di vista delle sue declinazioni nel campo delle istituzioni. Questo convegno si chiama autonomia delle possibili autodeterminazioni, perché discute, vuole discutere anche delle pratiche, questo lo discuteremo domenica, di come costruire dei rapporti di forza in grado di interloquire con le istituzioni, perché quelle ci sono, non dobbiamo interloquire come si interloquiva negli anni 60 col padrone, non si diceva no, il padrone non esiste perché è una brutta parola. E oggi noi dobbiamo interloquire con le istituzioni, perché le istituzioni ci sono. Ovviamente da una serie di rapporti di forza, con una capacità di autonomia che ci permette di non essere ricattabili. Allora, quello della moneta del comune è un perno fondamentale, è la quarta in ordine di numero, perché c'è una conseguenza nelle quattro architravi o elementi, no? Però è quello che sicuramente rende possibile l'attuazione dei primi tre.
E quindi è chiaro che c'è una sinergia. Quando pensiamo di moneta del comune, pensiamo alla possibilità di costruire, perché la tecnologia ce lo consente, poi vedremo l'intervento di Marco Sasci nel pomeriggio, di creare una criptomoneta, no? Che sia in grado di caricare ex nihilo, dal nulla, delle somme monetarie su dei portafogli finanziari che teniamo in un device, in uno smartphone, in un tablet, dove ci vengono caricati una moneta segno, perché oggi la moneta è moneta segno, è moneta simbolica, si è completamente dematerializzata rispetto a qualsiasi merce, anche merce tipo come poteva essere l'oro. Questo è avvenuto già da Bretton Woods, dalla fine di Bretton Woods, dal 71, passati quasi 50 anni, no? Ora, questa possibilità tecnica che svuota il controllo delle banche centrali, il monopolio di emissione, eccetera, viene utilizzata dai mercati finanziari per creare la rendita. Noi dobbiamo portare l'attacco a quel livello, creare un mercato finanziario che non ricada all'interno delle sirene, diciamo così, dei mercati finanziari. Allora, e questo è possibile solo se noi creiamo questa moneta, non semplicemente come la maggior parte delle monete complementari fanno oggi, all'interno soltanto di una logica di scambio, cioè nella fase di intermediazione di scambio, no? Perché ricordo che ci sono 5.000 monete complementari in giro per il mondo, ma di questi non so, si contano sulle dita di una mano quelle che sono anche alternative. Dire che una moneta è complementare non significa dire che è automaticamente alternativa, non cadiamo in questa trappola. A noi ci interessa non creare una moneta complementare, ci interessa creare una moneta alternativa per i nostri scopi. È chiaro che questa deve essere una moneta diversa da quella tradizionale, quindi di conseguenza è anche complementare. Non la possiamo chiamare euro, per intenderci, o dollaro o yen, questo è banale. Però questa moneta deve essere pensata, perché la moneta è uno strumento e la sua utilità è in funzione dell'obiettivo che ci si pone, deve essere pensata per consentire il finanziamento di quell'ecosistema di cui parlavamo prima. Quindi deve essere pensata, deve entrare, deve essere utilizzata e gestita in maniera comune, con una partecipazione democratica dal basso, attraverso una creazione di un'istituzione che gestisce questo aspetto qua. La chiamiamo una banca del comune? È possibile immaginare una banca alternativa? Una banca non all'interno di quelli che sono i criteri di sussunzione finanziaria e di rendita finanziaria oggi dominanti? È una bella scommessa, è un bel punto di domanda, poi magari scopriamo che non è possibile, è tutta un'illusione, però almeno io credo che la possibilità di sperimentarla ci possa essere, no? Ora, questa istituzione, questa banca, istituzione del comune, crea questa moneta, si decide per finanziare attività, per finanziare, pagare lavoro, finanziare attività, investimenti, socialità, in grado di produrre qualcosa che è riappropriabile da noi stessi e che non siamo costretti a vendere in maniera indotta, diretta o indiretta, perché siamo precari e abbiamo il ricatto del bisogno, o perché siamo indebitati e abbiamo ancora il ricatto del bisogno. Questa ne parleremo nel pomeriggio, perché ci sarà una sessione dedicata a questo aspetto. E l'altro aspetto, e mi chiudo, è che tutto questo deve avere a che fare anche con un problema che oggi è sempre più impellente, che è quella della sostenibilità ecologica, dove per ecologia non intendiamo soltanto la questione ambientale, ma intendiamo anche l'ecologia dell'essere umano. Noi oggi siamo persone sempre più malate, quasi geneticamente malate ormai, no? E infatti oggi pomeriggio ci sarà, le due sessioni di oggi pomeriggio saranno proprio una sulla sostenibilità ecologica, tratterà questo aspetto, e l'altra sulla sostenibilità finanziaria, sulla questione della moneta comune. Questi sono i punti che volevo mettere alla vostra attenzione. Sicuramente noi vi invitiamo a contribuire alla stesura di questo, a criticare, a dare idee, eccetera, perché questo è un lavoro collettivo. Non è che uno si sveglia la mattina e dice faccio la proposta del welfare comune. È un frutto di un processo in divenire che richiede una cooperazione sociale, ma una cooperazione sociale finalizzata non al capitale ma alla libertà, alla liberazione e all'autodeterminazione di noi stessi. Grazie.